Se stai per fare un colloquio per quel tipo di attività dove non è necessaria esperienza, ecco, un primo aspetto indubbiamente è il perché ti stai candidando a quella professione. Anche se non è necessario avere esperienza, è molto importante avere un perché rispetto a quella professione. E essere generici potrebbe non essere la strada giusta per far sì che il colloquio vada bene. Faccio adesso un esempio. Il lavoro di agente immobiliare mi ha sempre affascinato. È un'affermazione molto ampia e forse un pochino generica. Mi piacciono le case, anche in questo caso il lavoro da agente immobiliare, per esempio, non è vendere le case e basta, ma è intermediare e avere relazioni, avere rapporti. Allora, per esempio, mi piace tanto parlare con le persone, so che l'agente immobiliare tende a parlare tanto con le persone e penso di poter utilizzare questa mia qualità. Ecco, in questo caso sto manifestando in maniera chiara un interesse. Secondo aspetto, cerca di conoscere l'azienda per la quale ti stai candidando. Conoscere se è un'azienda singola, da quanto tempo è nata, e che tipi di attività fa, se ne fa una sola o se ce ne sono anche altre. Ecco, questo ti sta mettendo nelle migliori condizioni. Perché? Perché sei una persona preparata e interessata. Allo stesso modo, ti stai mettendo nelle condizioni di fare le domande. Sì, perché è molto importante fare delle domande al selezionatore, in modo che anche tu possa capire se quella è l'azienda giusta per te. In ultimo, molto spesso negli annunci ci sono scritte anche delle caratteristiche, quindi per esempio che bisogna avere determinazione oppure intraprendenza o problem solving. Bene, anche questi aspetti cerca di renderli vivi nella tua persona e quindi nelle tue esperienze pregresse, anche non lavorative, se sei il primo lavoro che fai. Per esempio, problem solving, sei riuscito a gestire una serie di situazioni impreviste in un viaggio, nel migliore dei modi, questa è una buona capacità di problem solving. Intraprendenza, hai imparato a suonare uno strumento musicale da solo guardando dei tutorial e arrivando a suonarlo anche molto bene, questa è indubbiamente intraprendenza. Determinazione, sei riuscito nello sport, che facevi a ottenere dei tempi sempre migliori? Beh, quella anche, è determinazione e anche essere competitivi. Insomma, hai tradotto quelle che sono le caratteristiche richieste dall'azienda. Sicuramente il selezionatore apprezzerà. In ultimo, ti voglio consigliare, preparati, allenati. Cerca di capire cosa quell'azienda cerca e in questo modo riuscire a fare un ottimo colloquio.